inutile ricordare la carriera di Marco Mordente agli inizi qui a Teramo, Teramano Doc. Che cos'è stato il Teramo Basket, o meglio la pallacanestro teramana per il Mordente giocatore? Ah, per me intanto è nato l'amore vedendo una partita di basket a Campli, quindi tutto nasce da lì e poi si sviluppa, perché comunque sia ho fatto tante di quelle ore tra all'interno della scuola dello sport e in tutte le altre palestre di Teramo, che credo che di aver consumato tante di quelle ore, di quelle ginocchia, di quelle scarpe, e quindi la mia prima parte, quella probabilmente anche più importante e formativa, la devo sicuramente al professor Melasecca e alla pallacanestro di Teramo. Parliamo della pallacanestro teramana e poi nazionale italiana, canotta azzurra, tanti bambini qui sulla costa adriatica hanno voluto sempre essere il Marco Mordente della situazione. Beh, questo fa piacere sicuramente, perché vuol dire che almeno qualcosa trasmettevo in campo. Sono emozionato quando mi dici che ci sono tanti bambini che hanno voluto seguire quello che per essere per loro un po' un punto di riferimento. Io dico sempre che di talento fisico e tecnico ce n'era assolutamente una quantità normale, però devo dire che ha fatto la differenza per la voglia, la determinazione, l'automotivarmi e accettare comunque sia di trasferirmi a 15 anni e andare in un'altra parte, e sicuramente poi il salto finale è stato fatto dai valori che la mia famiglia mi ha trasmesso. La carriera di Marco Mordente al giocatore l'abbiamo conosciuta tutti quanti. Marco Mordente ora cosa farà? Io ho scelto di allontanarmi da quello che è la parte più tecnica della pallacanestro, perché non mi sentivo di poter essere di poter dare un contributo come allenatore, quindi oggi faccio il commentatore di Eurosport da un anno e mi occupo soprattutto di formazione del comportamento in ambito aziendale, quindi riutilizzo la metafora dello sport per poter parlare di squadra, di cambiamento, di leadership, e lo faccio all'interno dell'azienda, nelle scuole, in diversi tipi di organizzazione.